istituito poi un consorzio dei produttori per la tutela del formaggio Silver DOP, e ad oggi conta 20 affiliati con 14 caseifici dal Belgio e 13 a Fondovalle, insieme a due affinatori. Questo consorzio è aperto a chiunque voglia farne parte per la produzione del Silver, e ovviamente rispettando le regole molto rigide, appunto, per la produzione. È stato fatto questo consorzio per cercare di proseguire questa tradizione e tramandarla anche alle generazioni future. E adesso vi lascio il mio compagno che vi spiegherà cosa significa la denominazione di origine protetta. Siccome, come ha detto il mio compagno, il formaggio Silter possiede il marchio DOP, che sta per denominazione di origine protetta. Esistono diversi marchi affiliati a diverse tipologie di prodotti alimentari, come per esempio DOC, DOCG, IGP o IGC, ma sicuramente il marchio DOP è quello più famoso e restrittivo. Per far sì che un prodotto tenga il marchio DOP devono essere controllate la produzione e provenienza dei prodotti che servono per la sua produzione. Molto, molto restrittivo, perché la denominazione DOP si concentra soprattutto sulla provenienza dei diversi materiali e alimenti che poi formeranno il prodotto finale. Si concentra sulla parte geografica, perché un prodotto DOP deve garantire la provenienza dei suoi ingredienti in un certo in una certa area geografica, che può essere un paese, una zona o addirittura una regione. Per far sì che un prodotto DOP rientri all'interno di questa denominazione, appunto, deve enunciare presso il Congresso europeo il proprio nome con il proprio logo e le diverse caratteristiche organolettiche che possiede, oltre alla provenienza geografica dei suoi diversi ingredienti. È ancora caldo, viene posto nelle mastelle perché la panna fiori, viene messo nella caldaia e fatto riscaldare a circa 40 gradi. E una volta riscaldato viene aggiunto il caglio di vitello, in modo che si formi il coagulo, che poi viene rotto, e a questo punto, appunto, c'è la formazione della cagliata, che viene continuamente infranta con l'infrangicagliata. Al latte si possono aggiungere anche additivi, che sarebbero dei fermenti che provengono dal latte o dal siero, ma anche additivi autoctoni selezionati dalle malghe, in modo che, appunto, abbia un sapore molto più prelibato, ma anche un gusto sapore più prelibato, scusate, e che si mantenga anche le caratteristiche del territorio. Allora, per quanto riguarda lo strumento che vedete qui, è una caldaia, in particolare il rame, molto utilizzato dai manigari delle zone. Le caldaie di questo tipo possono avere una forma larga e panciuta, oppure possono essere prodotte utilizzando dei fogli di rame battuti e saldati insieme all'incastro e rifiniti tramite dei chiodi. Per quanto riguarda l'utilizzo del rame, veniva utilizzato questo elemento per un duplice scopo. Il primo è più tecnico, e per quanto riguarda la trasmissione del calore, infatti il rame è un buon conduttore, e inoltre perché evitava che il latte si attaccasse, quindi è un materiale antiaderente. Tricane non richiede, diciamo, la supervisione dell'uomo quando si utilizza, è dotata di termometro per controllare la temperatura della minima di latte. La zanca a volte è fatta in legno ed è diffusa soprattutto nelle zone dell'Emilia Romagna, dove si è prodotto il parmigiano reggiano. E come quella che abbiamo qui al museo, è la zangola più lunga, che ha la stessa funzione della zangola a volte, e in più ha una manovella che permette di
diciamo, mescolare piacevolmente è la prima di latte per poi andare a formare il burro. Sul fondo gira un capo formato nel centro, che permette il passaggio di un'asta, per esempio la parte superiore in punta per la sbattitura e la parte inferiore in disco di legno, che ha un diametro poco inferiore rispetto a quello del cilindro. E per pulire il burro che utilizzando la si spingere su di quest'asta e grazie a quello che lui presente nella seduta inferiore avrà la rosatura della panna. Esistono anche